Allora, ragazzi, sono contento di due cose principalmente di questa partita. La prima è dei due punti, è ovvio, che sono molto importanti, è una partita su cui puntavamo molto, su cui credevamo, su cui almeno per alcune ore cominciamo veramente a prendere aria dall'ultimo posto in classifica, seppur dovevamo continuare a rimanere con questa mentalità. E dopo mi riaggancio a questo discorso a proposito della mentalità sull'ultima cosa che ho detto. Sono contento per la reazione nervosa che abbiamo avuto sul meno 15, che è stato non meno 15 ma è stato un 0-15, dove evidentemente ci è mancato un po' di ritmo, abbiamo fatto fatica a riprendere in mano la gara e lì ci voleva un attimo a perdere la calma, andare sotto di 20, insomma a trasformare una partita poi in una gara molto difficile. Invece i ragazzi hanno avuto i nervi e siamo rientrati nella partita. Dopo, in tutta la parte della partita, abbiamo fatto una difesa attenta, seppur ci è mancata probabilmente quella brillantezza e soprattutto quella tensione nervosa nei dettagli. Naturalmente l'unica cosa che mi lascia un po' così, sono molto deluso dal come abbiamo gestito l'ultimo minuto di gara, perché per una squadra che per qualsiasi obiettivo deve dimostrare mentalità da parte di tutti, soprattutto da parte dei miei veterani, non si può giocare negli ultimi 30 secondi nella maniera che abbiamo giocato noi. Quindi questa è l'unica cosa veramente che mi ha fatto arrabbiare, naturalmente l'ho detto ai ragazzi, anche perché andiamo incontro a un periodo dove già tutti i campionati si decidono con le differenze canestri per tutti gli obiettivi. Immaginiamoci poi quello che succederà dal 2 di gennaio, perché adesso cominciamo a parlare di Eurocup, in un girone con quattro squadre dove naturalmente le differenze canestri globali e negli scontri diretti sono quello che fa la differenza tra il passare agli ottavi di finale e no.